Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, il secondo della giornata. Oggi andremo a parlare di calciomercato, notizie molto interessanti riguardanti i giocatori che giocano nel nostro campionato accostati al nostro Milan. Vi chiedo il like, il supporto, mi raccomando come al solito per sostenere il canale, ringrazio tutti per il supporto e ai nuovi iscritti. E mi raccomando, se siete nuovi appunto, iscrivetevi per arrivare presto a 3.800 iscritti con campanellina, vi lascerò anche TikTok e Instagram in descrizione, seguitemi anche lì. Detto questo, prima di cominciare volevo dirvi, allora, innanzitutto, se vi siete persi il video di oggi sulle Lavots Pagelle, passate a vederlo che ci tengo molto, dove ho analizzato e dato i voti ai giocatori riguardo alla prestazione che hanno fatto contro la Fiorentina di ieri sera. E poi vi dico, ho modificato gli abbonamenti al canale, li ho resi più interessanti, nel senso che ci sono sempre quattro livelli, il primo si chiama Lavozzino, nome simpatico, dove avete la possibilità di essere ringraziati nei video e di ricevere un video personalizzato ogni mese, ovviamente con dei badge e delle emoji nei commenti. Mi farebbe molto piacere questo abbonamento perché costa poco, ma comunque mi fareste vedere che supportate il canale, sostenete il canale e vi piace molto il canale, quindi mi fareste piacere. Il secondo costa 5 € e vi permette di entrare in un gruppo Telegram con me e altri abbonati e parlare di quello che volete sul mondo Milan e ricevere ogni settimana un video personalizzato a vostra richiesta. Il terzo livello costa 10 €, è un livello molto importante perché se vi abbonate avrete i vantaggi precedenti degli altri abbonamenti. In più però potete entrare in live con me una volta al mese per parlare insieme dal vivo del nostro Milan. L'ultimo abbonamento costa tanto, è quasi impossibile, costa 25 € e avete la possibilità di fare live su YouTube, live su Instagram con me, video personalizzati ogni giorno e i vantaggi precedenti. Insomma, ho fatto un riepilogo, spero che vi piacciono gli abbonamenti e spero che li sfruttiate e vi abbonate, perché dovete darmi sostegno e supporto e spero che voi lo facciate. Ovvio, non è obbligatorio, l'importante è iscriversi, però un abbonamento mi farebbe molto molto piacere perché mi fareste vedere che vi piace il canale e mi diate supporto. Quindi spero che vi abbonate. Scusate questa, diciamo, breve introduzione, abbastanza lunga però, però ora parliamo subito degli argomenti di questo video. Quindi, prima di tutto, prima di parlare di calciomercato, volevo dirvi che ieri si è visto. Il Milan con Ben Nasser è un altro Milan. È entrato lui e ha dato qualità, ha dato quantità al gioco, ha dato tutto a questo Milan. In questi 3 mesi abbiamo sentito tantissimo la mancanza di questo calciatore, i suoi movimenti, la sua qualità, le sue qualità appunto nello stretto e nel fare la manovra e nel gestire il gioco. Ci è mancato veramente tanto Ben Nasser e ieri si è visto e speriamo che in queste ultime 10 partite riesca ad essere decisivo. Poi per quanto riguarda i riscatti, allora, Tomori avete visto anche voi, un giocatore fenomenale e di altissimo livello. Maldini e Massara ovviamente sono convinti e vogliono riscattare Tomori. Il costo lo sapete, 28 milioni di euro. Il Milan vuole riscattarlo assolutamente e pare che sia il primo acquisto del mercato 2021-2022. Ovvio, non c'è ancora nulla di ufficiale, si arriverà a fine stagione e poi il Milan in teoria lo riscatterà. Brahim Diaz invece il riscatto è un po' in dubbio, sinceramente anche io sono molto dubbioso, lo riscattiamo o non lo riscattiamo? Brahim Diaz allora il talento non si discute perché il talento ragazzi ne ha da vendere, dribbling, tecnica, qualità, è un trequartista molto forte, però va a periodi, appunto, ovvio molto giovane, dobbiamo aspettarlo, sinceramente allora 25 milioni sono tanti, se il Milan riesce ad abbassare le pretese magari anche a 15 o 20, allora lì si ci farà un pensierino, se no andrà su un altro profilo, magari più low cost, tipo Ottavio a parametro zero. Per quanto riguarda invece Dalot, il Milan non è convinto e all'80%, dico questa percentuale, azzardo, tornerà allo Unite, mentre Tonali, penso che il Milan appunto lo riscatterà, perché comunque è un giocatore su cui il Milan ha puntato, è molto giovane, può ancora crescere e non dobbiamo valutarlo soltanto su questa stagione. Meite invece potrebbe essere riscattato perché comunque il riscatto è basso, è 8 milioni, al Milan comunque convince per ora perché è un centrocampista che si accontenta di stare in panchina, è un buon panchinaro, costa anche poco, in caso il Milan deciderà di venderlo comunque sarà una plusvalenza, quindi 8 milioni sono pochi e il Milan a questo punto della stagione pare voglia riscattarlo. Questo qua era un po' il riepilogo riguardo ai riscatti. Ora, parliamo di calciomercato, come vedete in copertina due nomi.
Pessina e Scamacca. Giocatori italiani, giocatori interessantissimi e giocatori di talento che io prenderei assolutamente nel mio Milan. Partiamo da Pessina, perché c'è un discorso importante da fare, come vi ho sempre detto. Allora, oggi molti giornali parlano del Milan come la squadra principale in vantaggio per acquisire il cartellino di Pessina per le prossime stagioni. Allora, perché? Perché praticamente il Milan ha il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Infatti Pessina era nel giovanile del Milan e quando è stato ceduto al Verona prima e poi all'Atalanta, il Milan ha messo sempre questa clausola del 50% sulla futura rivendita. Vuol dire che se l'Atalanta, mettiamo caso, vende Pessina a 30 milioni, al Milan verranno dati 15 milioni. Attenzione però, c'è anche diciamo, la parte opposta, perché se il Milan decidesse di comprare Pessina, appunto avrebbe lo sconto del 50%. Mettiamo caso, il costo di Pessina secondo me in questo momento si può girare intorno ai 35 massimo, quindi il Milan lo pagherebbe 18 milioni. Sarebbe veramente un affare. Pessina ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo quest'anno perché ha fatto un sacco di gol, un sacco di assist, si è reso utilissimo per l'Atalanta nel ruolo di mezzala e trequartista. Gasperini lo sta usando tantissimo, tanto che le squadre italiane migliori l'hanno messo nel mirino perché è molto molto forte e sarebbe appunto la riserva ideale di Calhanoglu, che ha magari in futuro potrà diventare anche titolare e inoltre è italiano, è molto interessante. Io sinceramente lo prenderei. Sono molto contento che oggi molti siti, sia del Milan ma anche tipo la Gazzetta o anche altri giornali, parlano del Milan come squadra principale iniziata ad andare a comprare Pessina nel futuro. Quindi ottimo così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se lo prendereste oppure se puntereste su un altro profilo lì sulla tre quarti. Sinceramente comunque sarebbe un affare molto importante perché sfrutteremmo questa clausola per pagarlo di meno e comunque prendere un calciatore molto ma molto importante. Poi parliamo dell'altro calciatore in copertina, un altro attaccante. Sì ragazzi, il Milan in questo periodo sta mettendo nel mirino un sacco di attaccanti, o comunque sono tanti i nomi indiziati per il dopo Ibra e per il dopo Mandzukic. Ricordiamo che comunque Ibra l'anno prossimo farà un altro anno, però il Milan fra 2 anni avrà bisogno di due attaccanti. Ovvio, abbiamo Colombo che magari sì, potrà fare la riserva, però almeno uno dovrà arrivare. O addirittura anche due attaccanti, perché se Colombo non convincerà il Milan ne prenderà due. E l'altro nome in Serie A è Gianluca Scamacca, anche questo talento italiano fortissimo e giovanissimo ed interessantissimo. Appena fatto doppietta col Parma, due gol da subentrato, molto belli, davvero attaccante, uno su un tap-in davanti alla porta dove è stato molto bravo, e l'altro su un tiro da 25 metri molto molto bello. Perché sì ragazzi, Scamacca oltre ad essere una punta d'area di finalizzazione è anche una punta moderna perché oltre ad essere comunque ben piazzato con un grande fisico nella protezione palla, nel far salire la squadra, nei colpi di testa in area, è un giocatore che ha tantissima tecnica. Infatti, per la sua tecnica, alcuni addirittura l'hanno paragonato a Ibra, con, diciamo paragone esagerato, però di tecnica ne ha da vendere Scamacca. È un attaccante molto completo, molto forte, che ha fatto esperienza alla Roma, al Sassuolo, alla Lazio, anche in Olanda, l'anno scorso in Serie B all'Ascoli e alla Cremonese. Quindi capite che Scamacca ha fatto tantissima esperienza quest'anno a Genoa e sta, diciamo, esplodendo. Infatti la Juve e il Milan l'hanno messo nel mirino, quindi sarà un duello a due per prendere Scamacca. Poi magari non sarà il profilo preferito, perché ricordiamo ce ne sono anche altri, Vlahovic, Belotti in Serie A, però un altro nome che si va ad aggiungere alla lista, che è molto forte, ripeto, è a 21 anni, può crescere tantissimo. Andrà a fare gli europei quest'anno con l'Under 21, quindi molto molto bene. Questi profili mi piacciono tantissimo perché sono italiani, sono talenti, sono giovani e rientrerebbero perfettamente nei progetti di Illiot, quindi giocatori giovani da far crescere che non costerebbero tantissimo anche a Scamacca. Massimo 25 milioni, ricordiamo che Scamacca è in prestito al Genoa, ma ora è di proprietà del Sassuolo, massimo sono 25 milioni. Se proprio dobbiamo azzardare 30 milioni, quindi comunque soldi spendibili per questi calciatori. Detto questo, raga, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate riguardo a Pessina e la possibilità di prenderlo con la clausola che dimezza il suo costo all'Atalanta. Oggi, appunto, i giornali parlano del Milan come squadra in pole e poi di Scamacca, un altro nome che si va ad aggiungere alla lista degli attaccanti per il futuro, per il dopo Ibra e il dopo Mandzukic. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E
E detto questo, raga, mi raccomando, un like di supporto per sostenere il canale. Iscrivetevi per arrivare presto a 3.800 iscritti con campanellina per essere aggiornati. Ringrazio tutti per il supporto, ai nuovi iscritti, benvenuti. E vi invito, se volete abbonarvi, mi raccomando, già ho detto all'inizio video, trovate quei vantaggi, sono molto convenienti, mi fareste molto piacere e mi dareste tanto supporto in questo momento. Detto questo, raga, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Sempre forza Milan, bella!